Bella raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi un video diverso dal solito, ogni tanto sapete che faccio queste cazzate. Allora, che poi non sono cazzate. Fondamentalmente, raga, mi sono svegliato stamattina, ho guardato i miei analogici, che dove cazzo l'ho buttati, non me lo ricordo, vabbè. Raga, e facevano pena, infatti li ho sistemati entrambi, li ho cambiati e mi trovo veramente molto meglio. Ho voluto fare questo video, quindi video tutorial per come smontare e sostituire gli analogici del pad dell'Xbox Series S che è uguale alla One, bla 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 bla. E niente ragazzi, vi lascio al video. Shbadabam! Allora ragazzi, come ben potete vedere, senza che ne parliamo più di tanto perché sono veramente, guarda, vergognoso a far vedere quell'analogico, ragazzi. Io purtroppo lo coprivo con i copri analogici, raga, quelli in gomma, quindi non lo vedevo mai. Stamattina non so per quale cavolo di motivo mi è girato a cambiarlo e ho visto che faceva schifo. Quindi iniziamo, semplicemente togliamo le batterie, la cosa fondamentale, e poi dovremo andare a levare, ragazzi, questo adesivo. Se siete dei personaggi che tenete alle vostre cose, alla garanzia e a tutto il resto, potete usare questo trucchetto, ragazzi, per non bucarlo. Lo scaldate con un accendino, se siete piccini fatevi aiutare da un genitore. Oppure, ragazzi, prendete il phon dei capelli e lo scaldate per 20-30 secondi, raga, non di più, perché sennò potrete andare a rovinare i contatti all'interno. Con l'accendino invece proprio 5 secondi contati, perché sennò andremo a bruciare l'adesivo. A questo punto, raga, io starò usando un plettro. Per chi suona la chitarra saprà cos'è. Ve lo faccio da vedere, ma voi dovrete andare a usare qualsiasi cosa di veramente molto sottile, come potrebbe essere anche un coltellino, o qualsiasi cosa di simile a questo, ragazzi. Andate ad alzarlo molto delicatamente, dopodiché vedrete che riuscirete a pizzicarlo e tirarlo su senza rovinarlo. In questa maniera riusciremo poi a rimetterlo e nessuno si accorgerà che noi abbiamo aperto il pad. A questo punto, una volta riusciti, raga, ad alzare l'adesivo, bisogna togliere quella vite che sta lì al centro. Che ragazzi, per togliere questa vite avremo bisogno di questo cacciavitino, che adesso vi faccio vedere bene. Si chiamano utensili da lavoro, da cameretta, io li chiamo, quelli da scrivania, li troviamo da qualsiasi cinese. L'importante è che sono fatti in questa maniera, si chiamano Torx, sono francesi. E devono avere il buchino al centro perché queste viti qua sono particolari. Quindi a sto punto, una volta tolta quella vite centrale, possiamo anche rimettere il coperchietto, così non lo perdiamo e non ci dà fastidio. Andiamo a schiacciare i trigger, ragazzi, sotto, infiliamo il dito e andiamo ad alzare il coperchietto che si alzerà. Se non ci riuscite, non avete forza, usate anche un cacciavitino per fare leva più forte. A questo punto dovremo andare a togliere, regà, le altre 4 viti contate che si trovano in questa posizione negli angolini. Quindi prendete il cacciavitino che vi ho fatto vedere che deve essere in quella maniera e andare a togliere queste vitine. Raga, fondamentale, state attenti a non far cadere le viti all'interno e se cadono all'interno cercate di tirarle fuori scuotendo il pad. Quindi a questo punto vedrete che la cover, praticamente chiamiamola così, la scocca, si alzerà senza nessun problema. A questo punto vi consiglio di pulire la battuta di tutti i tasti, ragazzi, in questo punto perché sicuramente saranno sporchi e quando andremo a sostituire e poi a usare gli analogici nuovi scorreranno bene nelle loro sedi. Per cambiarli semplicemente li tiriamo su, ragazzi, senza nessun problema. Dopodiché, se vogliamo, ci diamo una pulita con un pennellino, lo soffiate se avete una bamboletta di aria compressa. Mi raccomando, non lo fate troppo vicino ai contatti perché si potrebbe rovinare. E a questo punto prendete quelli nuovi, ragazzi, che per me saranno uguali a quelli vecchi perché era la coppia che io ho voluto mischiare e li metterò. A questo punto, una volta che li abbiamo incastrati nella loro posizione, che è semplicissimo, hanno una sede, non vi potete sbagliare, possiamo andare a rimontare il tutto. Quindi, senza nessun problema, una volta che abbiamo messo i due analogici, prendiamo la scocchetta di plastica bianca, ragazzi, e la andiamo a mettere.
Una volta messa la scocchetta, vi faccio però vedere che se volete potete anche alzarlo il pad e potete pulirlo completamente. Oppure se impazzite, vi volete comprare delle scocche nuove, ragazzi, è veramente una cavolata sostituirle. Vi faccio vedere poi a fine video una chicchetta per fare i trigger fai da te, ragazzi. Come ben sapete, su certi giochi avere gli analogici trigger dietro LT, RT, che si possono bloccare prima, tipo su un gioco sparatutto, è una cosa comoda. Quindi ragazzi, a questo punto io sto rimettendo le vitine, come avete visto, anche se velocizzato ho riappoggiato l'adesivo e non sembra che non l'ha mai toccato nessuno. A questo punto vi faccio vedere, ragazzi, le scocchette che vi dicevo. Queste sono le originali. Io avevo un altro pad, quindi che ho fatto? Ho fatto un buchino in quel punto. Voi andrete a vedere bene qual è il punto a seconda di quanto volete alzare e bloccare il vostro trigger, e vedete che il trigger non andrà più giù, perché facendoci un buchino e mettendoci una vite che poi io ho ricoperto con la colla a caldo per non avere fastidio al dito, riusciremo ad avere il trigger fai da te a spesa zero, ragazzi. Era una cagata che volevo farvi vedere e con la scusa degli analogici ve l'ho fatto vedere. Se volete farlo, fatevi un trenoncino, è una cavolata, basta fare un buchino con una vite o con un trapano. State attenti, ragazzi, la vite deve essere corta perché non dovete bucare tutto il pad, ma deve essere solo la scocchetta. Se vi è interessato il video e vi è piaciuto, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete e alla prossima. Sbada bam, regà.